In ematologia vengono curati gli stessi pazienti che hanno la stessa patologia di Ale. Trattiamo principalmente leucemie, linfomi e mielomi. Sono pazienti molto difficili, complicati da gestire sia dal punto di vista umano, psicologico e ovviamente anche lavorativo. Quando sono sottoposti a chemio, i valori dei globuli bianchi scendono a tal punto che necessitano di essere ricoverati in modo protetto, quindi in zone chiamate zone di isolamento, stanze di isolamento. Durante questi 40 giorni di degenza, i pazienti tendono ad affezionarsi moltissimo a tutto il personale che lavora all'interno del reparto di ematologia. Ci sono un sacco di aspetti psicologici oltre la malattia che non sono assolutamente da sottovalutare quando ci approcciamo a questo tipo di paziente. Quando entro nelle stanze di isolamento indosso una cuffia, una mascherina, sono bardata con un camice verde, per cui dal punto di vista fisico in realtà sembrerebbe che non ci fosse tutto questo contatto diretto con il paziente. In realtà gli occhi, che è l'unica cosa che i miei pazienti riescono a vedere quando mi approccio a loro nelle stanze di isolamento, dicono molto, a volte sorridono, a volte sono tristi con loro, ed è un fortissimo legame, un fortissimo modo di comunicazione che ho con i miei pazienti. Ho deciso di lavorare in questo reparto perché ho vissuto l'esperienza a stretto contatto con Alessandro. Ale era un mio amico, una persona alla quale io ho voluto molto bene prima della malattia e durante la malattia, ne voglio ancora tanto adesso, ed è un modo, Alessandro ancora adesso è un modo che mi permette di interagire in modo vero con i miei pazienti, nel senso che rivivo alcune situazioni con loro e a volte lo porto proprio come esempio ad alcuni pazienti, proprio per dargli forza, perché Ale è stato un po' questo, no? È stato proprio un esempio di forza vera. Qui ci sono un sacco di cose che mi hanno aiutato e mi aiutano ancora oggi ad affrontare in modo sereno, a volte non è facile, però di affrontare in modo sereno il mio lavoro. Ale come paziente era straordinario, l'unica parola che mi viene per descriverlo è unico. Unico perché nonostante si trovasse in una stanza di isolamento, nonostante fosse sottoposto a chemioterapia, nonostante fosse stanco, nonostante fosse preoccupato per la sua condizione clinica, in realtà la sua unicità sta nel fatto che in una condizione non facile è riuscito a sopportare in modo coraggiosissimo la malattia e ha trasformato questa sua sofferenza in qualcosa di grande, che è l'associazione che ha fondato, che ha permesso ad altre persone di conoscere la leucemia, come si può trattare, che tipi di leucemia ci sono, come viene curata. Quindi lui ha trasformato il suo essere paziente in qualcosa di grande, l'aiuto concreto verso gli altri, verso persone che come lui si potevano trovare in questa situazione. L'altra grande forza di Alessandro, a mio parere, era la sua capacità comunicativa e relazionale, nel senso che è riuscito nell'arco degli anni a tessere una rete di amicizia molto strette, persone completamente diverse tra di loro, che poi si sono ritrovate a lavorare in modo vero e vivo all'interno dell'associazione che Ale ha fondato. Ho un ricordo dolcissimo di Ale che non so, faccio sempre questo esempio: lo potevi mettere davanti alla persona più importante del mondo, a un barbone in stazione a Milano, che lui riusciva a comunicare con entrambi nello stesso modo, farsi capire, farsi comprendere. Quindi questa sua capacità l'ha poi trasformata nell'idea di Beat Leukemia. Non si è fermato a voler vivere, a voler affrontare la malattia da solo, con il supporto di amici e familiari, ok, però di concentrarsi solo su quello, e ha trasformato questa sua sofferenza in qualcosa di più grande, in un aiuto concreto a chi come lui si poteva trovare in una stanza di isolamento, in un letto immobile dopo aver fatto una serie di manovre invasive come una rachicentesi o una biopsia del midollo. Però in 5 anni non mi è mai capitato di trovare una persona come Alessandro, una persona in grado di trasformare il suo dolore, la sua sofferenza in qualcosa di concreto, ripeto, per gli altri.
Ok.